Torna nel Biellese il Festival Giovanile di Musica Classica, organizzata dall'Istituto Civico Musicale Rossini con la collaborazione di Sonoria, dell'amministrazione provinciale di Biella e del comune di Cossato. La kermesse è stata presentata dal presidente della provincia, Emanuele Ramella Pralungo, e si svilupperà in quattro date. Il 2 ottobre la sala Il Cantinone della provincia di Biella ospiterà il pianista Giovanni Galletta, mentre una settimana dopo sarà la volta di Edoardo Tritto e Claudia Zappaterra, sempre al pianoforte. Villa Ranzoni a Cossato invece accoglierà domenica 16 ottobre la flautista Sofia Matvienko e ancora il 23 la violinista Cristina Kazak, accompagnata al pianoforte da Angelo Antonino Aliberti. I concerti inizieranno alle ore 17 sotto la direzione artistica del maestro Simone Sarno. Ci sono ragazzi molto giovani preparati benissimo che si alterneranno durante questo mese di ottobre. Avremo le prime due date presso la Palazzo della Provincia, nella sala Cantinone. Avremo un ragazzo di Novara, un pianista di appena appena 18enne, appena compiuti, molto bravo. E nella seconda data, quindi il 9 ottobre, avremo due musicisti biellesi. Quindi abbiamo aperto una finestra per loro. Il primo è un chitarrista, un giovane chitarrista, quindicenne, si chiama Tritto, Edoardo Tritto. Dopodiché nella seconda parte del concerto si esibirà Claudia Zappaterra di Cossato. Dopodiché ci sposteremo a Sala 20 Pizza Guerra di Villa Ranzoni a Cossato, e lì si esibirà l'ultima vincitrice del Premio Internazionale Flautistico Gazzelloni, e successivamente il 23 avremo la possibilità di ascoltare una violinista tredicenne che ci è stata segnalata dal Conservatorio di Parma, con cui l'Istituto Civico di Cossato, che è uno degli organizzatori, è convenzionato. Importante il coordinamento della provincia che, dopo dissesto e commissariamento, cerca con il presidente Emanuele Ramella Pralungo un ritorno alla normalità anche attraverso questi eventi. Sì, la provincia c'è e per esserci appunto deve servire a qualche cosa, cioè deve erogare dei servizi. In questo senso qui si fa per dire servizi, ma si mette a disposizione di persone, di professionisti che hanno soprattutto voglia di portare su questo territorio un festival importante di ragazzi medio-piccoli, definiamoli così, perché vedendo mia figlia e rapportandoli sostanzialmente li voglio ancora considerare piccoli, e quindi noi ci mettiamo a disposizione con una parte di organizzazione e un salone, soprattutto per portarlo anche in città, la prima grande città, cioè il capoluogo, e poi successivamente ci si trasferisce a Cossato. Pensiamo che la nostra è nella realtà la seconda provincia più piccola sotto l'aspetto territoriale, sotto l'aspetto di popolazione è la terza più piccola del Piemonte. Certo che è importante trovare sinergia. Questo l'ente provincia oggi è rappresentato da un ente di secondo grado che deve cercare faticosamente di modificare la forma mentis anche degli amministratori, perché deve mettersi a servizio degli amministratori e quindi cercare le sinergie, unirli, ragionare con loro, a volte riuscirci, a volte no, però ci si deve assolutamente provare oppure non invertiamo la tendenza.